The queen of all games, everybody's dead today. Hey, yeah. The cast, you can win on everyone. Woo! È iniziata la partita, quanto è dura questa sfida. Fa attenzione anche tu che non mi... Ciao a tutti ragazzi, nuovo episodio di The King of Games. Oggi in collaborazione con Casual Yugi Staff abbiamo un sacco di bombe da presentarvi. Intanto questa collaborazione porta al web shop un sacco di prodotti vintage di Yu-Gi-Oh! E col Black Friday ci avete dimostrato ampiamente che i prodotti vintage vi piacciono. E adesso vi faccio vedere cosa apriamo in questa opening sponsorizzata per l'appunto da Joy e gli amici di Casual Yugi Stuff. C'è un ben di Dio incredibile. Partiamo con le presentazioni. Majestic Red Dragon, fantastico, dal 2010 direttamente. Dragon Knight Dragon Kissed, sempre dal 2010. Poi abbiamo Assalto del Gladiatore in americano, prima edizione. Oscurità Fantasma, prima edizione in italiano. Power of the Duelist in inglese, prima edizione. E Cyber Dark Impact, prima edizione, anch'esse in americano, USA version. Se non l'avete già fatto, mettete like al video, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se non volete perdere nemmeno una novità di Yu-Gi-Oh! Gioco di carte collezionabili insieme a noi. E vi ricordo di andare al web shop www.thekingofgames.eu e al nostro forum, dove i ragazzi in redazione di The King of Games pubblicano articoli, curiosità, anteprime sul mondo di Yu-Gi-Oh! E sugli altri giochi collezionabili. Quindi collegatevi a www.thekingofgames.it. Se invece siete a Udine, potete venire nel nostro shop fisico in via Aquileia 15A. Mi raccomando, ci saranno delle belle novità anche per l'anno prossimo, quindi non mancate e veniteci a trovare. Detto questo, iniziamo, c'è tanta roba. Io direi di iniziare, secondo me, dalla bustina un po' più fiappa a livello di contenuti, che è Potere del Duellante. Apriamo bene, anche queste bustine sono vintage. Mamma mia, signori, che balzo. Mettiamo la foil, che dovrebbe essere quella in mezzo. Ambulance Rescue Roy, Destiny Hero Fearmonger, The Path of Destiny, Orbital Bombardment, Beat Leon, Destiny Mirage, Destiny Hero Blade Master, Destiny Hero, Crop Circles e Cyber Summon Blaster. Ok, bustina tranquilla. Vediamo un po'. Power of the Duelist. Vediamo cosa ci riserva. Altra bustina. Si riescono ad aprire molto bene. Vediamo, io le ho scelte a caso, speriamo di trovar bene. Black Spera, Synthetic Seraphine, Ambulance Rescue Roid, Alien Grey, Alien Hunter, Brainwashing Beam, Black Stego, Fake Hero e Submarine Roid. Rara. Ok, continuiamo con Impatto Cyber Oscuro. C'è ancora il simbolo dell'Upper Deck qui. Qui si può trovare delle Ultimate anche, speriamo di trovarle. Instant Fusion, grande. La prima espansione dove è uscita l'Instant Fusion, fra parentesi. Man Beast of Ares, Accumulated Fortune, bellissima per i mazzi che pescano. Anche questa bustina ha dato i natali anche alle statue barriere. Barrier Statue of the Inferno, Beast Asmodian, Chain Healing, Alien Infiltrator, Counter Cleaner e Lightning Punisher. Ok, continuiamo con queste chicche. Andiamo alla ricerca di una foil. Vediamo un po'. Qui l'abbiamo già vista. Sono uguale a prima. Chain Strike, fantastico. Senate Switch, Queen's Bodyguard, Corruption Cell A, Blessed Asmodian e Miraculous Rebirth. Siamo un po'
fiappi, quindi direi di aprire un tin, una tin di Majestic Red Dragon. Ok, ecco qua. Questo è l'odore del 2010. Fantastico. Qui c'è un blister qua con un po' di cose antiquate. Oh, la Legendary Collection in vendita dal 5 ottobre. Ecco, Konami ristampa questa. Lo stiamo suggerendo in ogni modo. Speriamo che ci ascoltino. Qui ci sono un po' di belle cose vecchie. Che figo. Fantastico. Bene, e qui abbiamo... Wow, Majestic Red Dragon, vediamo cosa c'è dietro. Le varie confezioncine una volta si aprivano un po' meglio. Majestic Red Dragon Stratos, guardate che bello, super raro americano. Van Dygon The Dark Dragon Lord, Cyber Dinosaur e Battle Fader, che a quel tempo era super super utilizzato e quindi hanno deciso di ristamparlo per la gioia di tutti. Qui abbiamo un po' di bustine anch'esse vintage. Partiamo con Stardust Overdrive, queste sono tutte unlimited. Si è aperta un po' troppo. Qui c'è già la rara, mi sembra c'è già la doppia bustina se non sbaglio. No, forse no. Sì, forse c'è. Sì, proviamo a far così. Iron Core Armor, Infernity Necromancer, Reptilian Gorgon, Savage Colosseum. Sì, l'ho fatto giusto. Herculean Power, Spider, Wolf in Sheep Clothing. E la prima ultra rara è Airbound Immortal Uru. Bella. E il Palazzo Splendente. Bellissimo. Molto molto bene. Carta, oserei dire, in perfette condizioni, quindi ottima per essere gradata. Molto spesso ci chiedete come mai aprite le bustine vecchie, non vi conviene aprirle. In realtà, se uno ha intenzione di far gradare le carte più interessanti, potrebbe anche essere che abbia dei plus. La Stele, Forza Avanzata, Machine King, Apocalyptic Hull, Alien Brain, Changing Destiny, Rose Fairy e... Secret Airbound Linewalker, che non sembra neanche Secret, e Dark Vogue. Ok, nelle americane c'era prima la foil e poi la rara. Fantastico, questa è una delle carte secondo me anche più di difficile, si trovano difficilmente queste carte. Linewalker terrestre segreto è molto difficile da trovare, e questa è assolutamente mint. Fantastico, ottima qualità. Ragazzi, ci state spazzolando queste bustine, quindi grazie che continuate ad acquistare sul nostro webshop. Questa l'ho aperta male, vabbè, pazienza, tanto dobbiamo buttare via. 3, 4, ecco qui. Beh, facciamo così, magari. Reptilian Servant, Breakthrough, Reptilian Naga, Fire Ant Ascator, Spider Slayer, Oilman, Shredder, Gravekeeper Descendant. Wow, fantastico, anche questo nella sua prima stampa. E adesso qui vogliamo qualche bella ultimate o qualche bella secret da The Shining Darkness, per espansione, perché personalmente mi rievoca un sacco di ricordi. Qui mettiamo un po' di più perché rischiamo di rovinare qualche carta. 3 e 2, ecco qui, però facciamo uno swap. Blossom Bombardment, Fair Archer, Ronin Todin, Chaos Trapol, questa era short print una volta, Pashul, Randomizer, Cryvice into the Different Dimension, guardate quante carte interessanti c'erano in sto set, Kokimeru Shield e wow, Infinity Launcher, bellissimo, stupendo ragazzi, che ricordi. Questa carta all'inizio, quando era appena uscita, valeva sui 30 euro l'una ed era una super. Infinity era on the moon, over the top. E qui speriamo che
la generosità delle buste USA ci regali un'altra foil, perché siamo andati molto bene in questa tin. Vat Fox, Strife, Biofalcon, Genex Searcher e Synchro Magnet. Bene, boh, comunque non è andata male. Qui abbiamo un'altra pubblicità della Shonen Jump. Fantastico. Andiamo, facciamo così, le bustine aperte le mettiamo dentro le tin, così le salviamo. Ecco qui, ecco, guardate che bello il Majestic Red Dragon tin. Continuiamo con, direi, Oscurità Fantasma, l'unica bustina solitaria che ho deciso di aprire in italiano. Qui c'è ancora la mono rara, quindi, e c'è una carta al contrario, attenzione. Effigie della Terra, buco trappola gemello, neo spazio istantaneo, eroe del destino trapassato, crociato oscuro, temporale acido, trasmigrazione interrotta, cyber Ouroboros e grido di battaglia. Abbiamo le Gladiators Assault, le Glass, anche qui Ghost Inside, attenzione. Tanto ringraziamo ancora i ragazzi di Casual Yugi Stuff, mettiamo in descrizione il link. Qui siamo ancora nell'era GX, quindi in teoria questa dovrebbe essere... Sì, ho fatto giusto, perfetto. Rainstorm, tanto mi sono spoilerato solo le common. Swift Strike Armor, Ciambellano dei Sei Samurai, Controllo della Nebbia, Disastro Naturale, Raptinus, Lucky Claude, Interdimensional Wrap e Evil Hero Lightning Golem. Wow, fantastico, un'altra ultra rara, benissimo. E speriamo nella Ghost o nella Ultimate da Glass. Attenzione, ricordiamo che queste bustine sono tutte in vendita, ragazzi, sul nostro web shop www.thekingofgames.eu. E adesso ci apriamo. Vedo già che è una brillante. Attenzione, Claudian Ship Cloud. Ok, beh, ci sta andando bene questa apertura, questa vintage opening. E adesso apriamo la tin di Drago Equiste, alla ricerca del Drago Equiste Ghost. Anche qui abbiamo il solito... No, ma non c'è neanche Drev, quindi non lo troviamo sicuramente a memoria. Qui c'è il classico pacchettino con le promo. Vediamo un po'. Drago Equiste, Arcidemone di Gilfer, il Dreadrot, il Dad Super e il Dragonic Knight. Fantastico, bellissime le due rare segrete. Guardate che belle. Perfetto, che vanno ad aggiungersi al nostro già gremito pool. E qui abbiamo la solita pubblicità. Partiamo con Stardust Overdrive e andiamo a ritroso. Attenzione, qui c'è un... Una cosa... Ah, ok, l'antitaccheggio per evitare che rubassero le bustine e rubassero le tin. Che uno magari si portava via solo le buste, ma con quella cosa lì... questa carina, ragazzi. Wow, sì! Dark Seaborg, non si vede che è secret, fantastico! Seaborg oscuro, secret, wow! Che figata, vi annuncio che ci sarà una sfida tra noi e Casual Yugi Stuff, vediamo su cosa. E stanno arrivando anche altre novità, direttamente dall'UK, quindi mi raccomando, Gemini Scorpion, mi raccomando seguiteci, perché ci saranno ghiottissime novità. Bene, direi che Stardust Overdrive è stata una bella apertura tra la Ultra e il Dark Seymour Secret, che personalmente così così me lo tengo, che è troppo bello. E soprattutto, ragazzi, è Near Mint, guardate. Cioè,
pochissimo. Questa qua vale anche un bel po' così. La rosa segreta. Ben fatta. Grazie. Con la fortuna di Joy Wheeler siamo protetti. Andiamo sempre sul sicuro. Ok, allora facciamo così. Perché così la secret è ultima. Abbiamo capito ormai. Gale Dogra, fantastico. Anche questo storico. Ah, che bello aprire le bustine americane. È talmente facile aprirle. Qui sento qualcosa di ruvido, ragazzi. Non vorrei dire, qui c'è qualcosa di bello. Aspetta, vediamo un po'. Allora, Black Potan, Gandari, Tempio del Sole, Apocatechihul, Lairwire, Fair Ant Ascator, Machine Assembly Line. Abbiamo viste queste di recente in Duelanti Leggendari 5, Destino Immortale. Qui c'è un sincro, attenzione, un sincro. Vediamo un po'. 2005-2000. Wow, fantastico. Quilla, Drago della Luna. Wow, guardate che bello. che fortuna. Mamma mia. Sono sempre stato fortunato nelle tin, anche da piccolo. Bellissimo. E Baphomet sotto. Per la gioia dei fans di Yugi. Wow. Che soddisfazione queste team, ragazzi. Compratele. Non so se torneranno disponibili, perché ce l'avete già spazzolate prima ancora che pubblicizzassimo i prodotti. Però queste volevamo farle vedere anche a riprova della genuinità dei prodotti. Cimitero Proibito, Vat Woodpecker, Power Break, Spora, Risucchia la Luce, Second Booster, Flare Resonator, Kokimeru Prototype e Memory Crash King. Bene, e adesso vediamo un po'. Ultima busta, signori, per sognare. Speriamo bene, perché comunque abbiamo già trovato tanto. Ovviamente la batteria si scarica nell'ultimo momento in cui... nell'ultima busta praticamente, l'ultimo momento disponibile, e apriamo l'ultima busta, ma non c'è niente, ecco qua. Bene, questa è stata fantastica apertura vintage, grazie ai ragazzi di Casual Yugi Stuff. Quando si trova bene è sempre un piacere fare un recap. Moon Dragon Quilla, Gale Dogra, Dark Simorgh, fantastico, tutto in americano ragazzi. Claudian Ship Cloud, Evil Hero, Lightning Golem, Infinity Launcher, Discendente, Earthbound Line Walker e Earthbound Immortal Uru. Bene, se non l'avete già fatto mettete like al video, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo alla prossima. Grazie sempre ai ragazzi di Casual Yugi Stuff, con cui, come avete visto anche nei video con Saidonia nella live o altre cosettine che stiamo creando, realizzando, vedrete che ci sarà una bellissima collaborazione e siamo molto felici di collaborare con un canale di YugiTuber inglesi, internazionali, assolutamente famosi e rinomati come loro. E quindi ben vengano queste sfide. Tra presto ci sarà una sfida di questa apertura, e ben vengano le prossime sfide con loro. E noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao! Se il video ti è piaciuto e vuoi diventare un bravo duellante, dacci un like, condividi e iscriviti al canale. Siamo anche su Facebook. The King of Games, il re dei giochi.